Senta Presidente, il famoso discorso del Porto Canale di Cagliari, a che punto siamo? Che me lo sono un po' perso. Ma lì stiamo facendo grossi investimenti, adesso trasferiremo lì il termine a Ro-Ro, quindi libereremo il porto storico di Cagliari di tutto il traffico commerciale. Sulla parte della banchina contenitori al momento è presente un operatore locale che è la Grendi, con una società dedicata al transshipment e al container che si chiama Mito, che quest'anno dovrebbe raggiungere probabilmente i 100.000 pezzi. Stiamo parlando di un piccolo movimento però importante, e noi ovviamente abbiamo l'intero compendio, che quindi stiamo parlando di una banchina di 1600 metri che al momento è occupata per circa un terzo. E ovviamente siamo sempre sul mercato per vedere laddove ci siano degli interessati a rilanciare questo tipo di traffico, nel mentre ovviamente stiamo continuando, i lavoratori sono diciamo protetti con un'agenzia per il transshipment sul modello di quelle di Taranto e Gioia Tauro, che dura 3 anni e quindi è partita nel 22 e finirà nel 25. Alcuni si stanno ricollocando e continuiamo, come dire, ad agire sul mercato anche d'intesa con il governo per trovare delle soluzioni. Settore crocieristico però va a gonfie vele in vari scali della Sardegna. Sì, direi che quest'anno arriveremo molto vicini ai periodi pre-Covid. Come previsto, il 2024 sarà l'anno del riallineamento e del sorpasso, ricordandoci che il 2019 per noi fu l'anno, diciamo, l'anno boom. Quindi diciamo che penso che l'anno prossimo ritorneremo oltre il 500.000 di passeggeri e un numero importante, circa 220-230, forse anche 250 toccate. Senta Presidente, chiudiamo con invece per quanto riguarda le infrastrutture. Abbiamo parlato di Cagliari, ma altri porti hanno dei potenziamenti, per esempio Porto Torres o altri? Beh, su Porto Torres stiamo mettendo a terra circa 80 milioni di lavori, perché rifacciamo l'antemurale, insomma, dragaggio, casse di colmata, eccetera. Abbiamo la madre di tutti i lavori, che è il dragaggio del porto di Olbia. Stiamo mandando a via il progetto definitivo, che è lievitato da 35 milioni iniziali a oltre 75, perché purtroppo ovviamente i tempi passano, le materie prime costano, i costi indiretti e diretti aumentano e le prescrizioni che ci danno i ministeri vari competenti sono veramente onerosissime, però faremo anche quello. Quindi diciamo in questo momento l'autorità di sistema portuale di Sardegna ha progettualità e bandi e opere per oltre 650 milioni.